Get ready to match the star-studded big money match game 76. Ciao e bentornati e bentornate a un nuovo video, ma soprattutto a un nuovo match game, cioè uno di quei video in cui mi sottopongo a un quiz, così facendo vengono fuori delle mie lacune molto imbarazzanti, ma con questa scusa scopriamo delle cose sugli Stati Uniti. In questo video dovrò vedere delle facce di personaggi abbastanza famosi e indovinare se sono democratici o repubblicani, se hanno votato per qualche presidente, l'hanno detto in pubblico, se hanno sostenuto un qualche candidato o candidata alla presidenza. Iniziamo. The Lakers, now the playoffs. The opening of baseball season. Unmistakable evidence. International Human Genome Project. Your commitment. Everybody knows it. Hey, lots of luck in your senior year. Game begin. Dunque, primo personaggio, Mike Tyson. Allora, diciamo, non lo so di preciso, tenderei a pensare che sia conservatore, nel senso non mi sembra proprio il prototipo del progressista, quindi direi repubblicano. Via. Rihanna è democratica, ha sicuramente finanziato, sostenuto qualche candidato, candidata durante le ultime tornate elettorali. In generale tutto il mondo di Hollywood è in gran maggioranza democratico, con qualche eccezione, ma Rihanna è sicuramente democratica. John Legend, anche lui è un sostenitore del Partito Democratico, sostenitore di Barack Obama. Sua moglie ha avuto un sacco di liti su Twitter con esponenti conservatori, con anche il pubblico a volte fedele a Trump che l'ha insultata, vessata. Insomma, sono persone politicamente piuttosto esposte, sia lui che la moglie, e quindi democratici. È un quiz su Hollywood, forse, più che sulla politica. Ho delle monete in tasca, ogni volta che mi tocco la tasca fanno rumore. Arnold Schwarzenegger, bella scelta questa, perché Schwarzenegger è un repubblicano, è stato eletto in California come governatore per due volte col Partito Repubblicano. Certo, è un repubblicano un po' d'altri tempi, o molto diverso da come sono fatti oggi i repubblicani, tanto che negli ultimi anni è stato uno dei più feroci critici di Donald Trump, crede nell'esistenza del cambiamento climatico, e queste cose, per quanto apparentemente banali, oggi rendono un repubblicano forse non più così tanto repubblicano. Alle ultime tornate presidenziali, Schwarzenegger ha sostenuto, credo sempre, candidati del Partito Democratico. Tom Hanks, grande sostenitore e finanziatore del Partito Democratico, ve lo ricordo soprattutto vicino a Obama durante le campagne elettorali di Obama, ma sì, appartiene a quel mondo di Hollywood che è molto più vicino alle cause progressiste, liberal, come dicono loro, ma non per intendere liberale. Liberal lì vuol dire piuttosto di sinistra. Leonardo DiCaprio, direi democratico, ma soprattutto perché le sue battaglie in campo politico più note sono quelle per sensibilizzare sulla tutela dell'ambiente, sulla lotta al cambiamento climatico, e anche queste battaglie, per quanto non dovrebbero avere un qualche colore politico, oggi lo collocano sicuramente più vicino ai democratici. Sta venendo fuori tutta la lobby di Hollywood, il prossimo sarà George Clooney. No, chi è il prossimo? Jennifer Aniston, attrice molto nota per Friends e per un sacco di altre cose, anche lei democratica, ha sicuramente sostenuto Joe Biden alle elezioni del 2020, ma insomma, anche lei è parte di questa cricca di Hollywood. Adesso mi sto radicalizzando man mano che vado avanti. Clint Eastwood invece è un noto sostenitore del Partito Repubblicano, delle cause conservatrici in generale, e il suo sostegno non è passato soltanto dagli endorsement fatti per questo o per quest'altro candidato. L'endorsement è quando un personaggio pubblico, in questo caso, si esprime pubblicamente a favore di un politico. È una cosa che dalle nostre parti accade piuttosto raramente. Da noi chi lavora nel mondo dello spettacolo, del cinema, per esempio, tende a stare un po', no, distante dalla politica, per paura che sostenendo un candidato ti fai nemici tutti i sostenitori dell'altro candidato. Negli Stati Uniti però ai personaggi pubblici è un po' richiesto dall'opinione pubblica che prendano posizione, questo non vuol dire poi che spostino dei voti, ma Clint Eastwood è sempre stato molto repubblicano, e nel 2012 alla convention del Partito Repubblicano che stava scegliendo Mitt Romney contro Barack Obama si rese protagonista di un episodio che è rimasto un po' nella storia delle campagne elettorali.
perché salì sul palco e rivolse un discorso che era una sorta di discorso retorico a Barack Obama. Si rivolgeva al presidente Obama come se gli stesse leggendo una lettera, e l'inconsistenza, secondo Eastwood, di Barack Obama era rappresentata dal fatto che lui era lì sul palco a parlare con una sedia vuota. Questa cosa, nella testa di chi l'aveva pensato, doveva evidentemente funzionare, ma quando poi la fece Clint Eastwood, che parlava da solo, non ebbe proprio un grande effetto e fu molto preso in giro, non è ricordato come un momento particolarmente efficace di campagna elettorale. Frank Sinatra, sai che su questo ho qualche dubbio? Come tipo umano Frank Sinatra direi che sia più conservatore che progressista, anche se negli anni di Frank Sinatra i partiti americani erano un po' diversi da quelli odierni, per esempio soprattutto al sud il Partito Democratico era il partito più conservatore, per cui non lo so, vado a indovinare, provo un democratico. John Voight è un caso abbastanza interessante, perché se poi è vero che a Hollywood c'è una grande maggioranza di star progressiste, ce ne sono tante altre che sono conservatrici, Clint Eastwood lo vedevamo poco fa, ne è un esempio. Quando però è arrivato Trump, anche le star conservatrici, pensiamo a Schwarzenegger, hanno preferito stare un po' alla larga, e John Voight fu uno dei pochissimi personaggi di Hollywood con una certa fama, no? Con una certa notorietà, non un personaggio di serie B, a esporsi pubblicamente a favore di Donald Trump. Per questo i repubblicani, che lo consideravano, diciamo, un buon attore, improvvisamente lo misero in cima alla loro lista degli attori preferiti di Hollywood. Quando ci fu poi l'insediamento di Trump, John Voight partecipò alle cerimonie e disse che Trump, che peraltro si era appena insediato, sarebbe stato il più grande presidente degli Stati Uniti dai tempi di Lincoln. Ha sbagliato di pochino, diciamo. Bruce Willis credo proprio che sia molto democratico, nonostante, diciamo, quest'aria da macho e tutti i personaggi, diciamo, piuttosto non esattamente il prototipo del dialogo come soluzione dei problemi, ecco, che lui propone attraverso i suoi film, sono abbastanza sicuro che sia democratico. Oh no, repubblicano. Sylvester Stallone, dunque... Ora, la risposta sbagliata su Bruce Willis mi mette in crisi, perché io avrei detto democratico, però non sarà che tutti questi che fanno i film un po' da macho poi alla fine sono un po' repubblicani, conservatori dentro. Lui è anche italo-americano, e questo potrebbe essere un altro segnale, perché gli italo-americani sono tendenzialmente più conservatori della media e votano soprattutto per i repubblicani. E quindi, non la so, ma dico repubblicano. Pink, nota cantante che faccio molta fatica a immaginare come elettrice di Trump e dei repubblicani, e quindi direi democratica, e anche credo in un modo piuttosto vocale, come dicono gli americani, e quindi partecipando alle iniziative, sostenendo, andando ai comizi, cantando, insomma mi sembra che sia una che si dà anche piuttosto da fare per la causa. C'è anche una canzone di Pink che si intitola What About Us, in cui in sostanza c'è una critica sottile, ma nemmeno tanto, contro Trump, accusato di aver dimenticato gli americani più in difficoltà. LeBron James, il più grande giocatore di basket in attività e uno dei più grandi della storia, è molto democratico e molto progressista, non solo perché si dimostra tale investendo poi una parte significativa della fortuna che ha guadagnato, che continua a guadagnare, in progetti per la sua città, le persone in difficoltà nella sua città, la comunità afroamericana di Akron in Ohio, da dove lui proviene, ma è anche uno che su Twitter, con dichiarazioni pubbliche, nelle conferenze stampa, non si tira mai indietro. Ecco, LeBron James è proprio il prototipo del personaggio sportivo, in questo caso, che ha un tale successo in quello che fa, per cui il ruolo, la responsabilità che ricopre, gli impone in qualche modo di dire la sua anche su tutto il resto. Vi dicevo prima, non è che questi personaggi spostino voti, però sono personaggi molto noti all'opinione pubblica, e quindi a volte anche il solo fatto che LeBron James parli a favore di questo o quel candidato può far scoprire a qualcuno che ci sono le elezioni, che si vota la settimana prossima, che c'è qualcosa di cui occuparsi. Il ruolo di queste star nel loro impegno politico è un ruolo molto di sensibilizzazione, un ruolo culturale più che un ruolo di portare voti a qualcuno.
Katy Perry è democratica e lo so per certo perché si esibì, tra le altre cose, alla convention del Partito Democratico del 2016 a Philadelphia, in Pennsylvania, e io ero lì e ho visto quindi mezzo concerto di fatto di Katy Perry, gratis perché era fatto per ragioni politiche, e quindi sì, sono abbastanza sicuro che sia democratica. Tom Brady è un bel punto interrogativo, perché viene considerato generalmente conservatore, quindi la risposta la do secca, secondo me è repubblicano. Però Tom Brady, che è il più vincente giocatore di football di sempre, probabilmente il più forte giocatore di football di sempre, è molto amato, molto venerato dai più conservatori americani, e quindi era uno dei pochissimi personaggi americani durante il mandato di Trump verso cui Trump si comportasse non come una star ma come un fan. Ogni volta che capitava l'occasione, perché si giocava un Super Bowl, perché c'era una squadra ospite alla Casa Bianca, Trump non perdeva l'occasione di mostrarsi disperatamente desideroso di piacere a Tom Brady. Tanto da dire, durante molti comizi, Tom Brady mi ha chiamato, mi ha detto che voterà per noi, è un mio fan. Però Tom Brady in pubblico stava abbastanza zitto rispetto a tutto questo. Pensava probabilmente che questo accostamento con Trump potesse danneggiarlo, per esempio rispetto ai suoi rapporti con gli sponsor. Trump è un personaggio che divide abbastanza, e quindi da cui chi ha grossi interessi economici, grandi aziende, grandi sponsor, tendono a stare un po' alla larga. A un certo punto qualcuno raccontò, forse un suo ex compagno, che aprendo l'armadietto Tom Brady mostrò che c'era dentro un cappellino di quelli Make America Great Again. È un po' strano che Tom Brady tenesse nel suo armadietto il cappellino di Trump. Il suo sostegno, il suo rapporto con Trump è stato sempre piuttosto, diciamo, ambiguo, però direi conservatore. Bruce Springsteen, democratico, super democratico, mega democratico, è uno che va a fare i concerti per i candidati alla presidenza, ha fatto un podcast con Barack Obama, di cui è molto amico. Recentemente, peraltro, sono stati Barack Obama, Michelle Obama e Bruce Springsteen in Europa in occasione di un concerto di Michelle Obama. No, concerto di Springsteen, ma da dove viene questo lapsus? Che Springsteen si è portato Michelle Obama sul palco a suonare con la band, e questo, diciamo, dà l'idea non solo di un'affiliazione politica, ma anche di un'appartenenza personale a un certo tipo di mondo politico, culturale, che è molto più vicino al Partito Democratico. Elon Musk è un altro bel mistero, perché nel corso della sua carriera ha donato dei soldi in modo abbastanza indifferente tra democratici e repubblicani. Si è definito per un certo periodo democratico, anche perché poi gli americani devono, quando si scrivono le liste elettorali, dichiarare una certa appartenenza, poi possono votare per chi vogliono, ma quando si scrivono alle liste devono decidere se registrarsi come democratici, repubblicani o indipendenti. Nel corso del tempo però i punti di vista, le opinioni di Elon Musk sono cambiate parecchio e si è spostato sempre di più verso destra. Musk qualche tempo fa pubblicò un disegno su Twitter che secondo lui mostrava come non era lui essersi spostato a destra, ma era il Partito Democratico che si era spostato così a sinistra che lui era diventato di destra. Non è così, anzi, lo mostrano un sacco di dati, di storie, di pattern di voto, di fatti che sono accaduti in questi anni. Entrambi i partiti si sono radicalizzati, quello repubblicano si è spostato molto più a destra di quanto si sia spostato a sinistra quello democratico, e Elon Musk, nelle cose che dice, nelle cose che posta anche su Twitter, dalle teorie del complotto in poi, mostra oggi di avere delle idee piuttosto di destra ed è stato apertamente un sostenitore del Partito Repubblicano alle ultime elezioni di metà mandato, quindi direi repubblicano. Warren Buffett, l'oracolo di Omaha. Perché l'oracolo di Omaha? Omaha è in Nebraska, lui viene da lì, l'oracolo perché è considerato un investitore, un imprenditore dal fiuto formidabile. Ha comprato una piccola società tessile e l'ha fatta diventare uno dei più grandi conglomerati industriali del pianeta. Ecco, Warren Buffett è democratico perché non solo lo ha detto e lo mostra e lo fa, insomma, vedere, non lo nasconde nel corso della sua carriera, ma soprattutto è uno dei principali promotori negli Stati Uniti di una riforma fiscale che porti ad abbassare le tasse sulle persone che lavorano come dipendenti ed alzarle su chi ha delle rendite finanziarie. Warren Buffett ne ha parecchie di rendite finanziarie e cita spesso l'esempio della sua segretaria, che guadagna molto meno di lui eppure paga molte più tasse di lui in proporzione al reddito. Con la politica americana questo gioco poteva continuare altri 20 minuti, perché di ogni personaggio si può raccontare qualcosa nei suoi rapporti con la politica. Con i personaggi italiani sarebbe molto più difficile proprio per questo tipo di differenza culturale. Se vi vengono però delle idee di personaggi italiani, no, facciamo americani,
particolarmente schierati o comunque dalla posizione politica un po' ambigua che non abbiamo trattato in questo video, suggeriteli pure nei commenti. Noi ci vediamo presto con un altro video, non so se sarà un match game o no, ma se non volete perdervelo iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, attivate tutte le notifiche, non solo le mie, in generale, attivate tutte le notifiche, non vi perderete più nulla nella vita proprio, in assoluto. So, Mr. President, how do you handle promises that you made when you were running for election, and how do you handle it? I mean, what do you say to people? Do you just, I know people were wondering. You don't have it. Okay.